Eccoci, siamo tornati. Allora, facciamo dopo il sondaggio che ho lanciato, oltre il 70% dei votanti hanno chiesto che continuassimo a fare le Food Color Challenge e quindi siamo qua. Facciamo una Food Color Multi Challenge, no, Multicolor, una Food Multicolor Challenge. Solo perché gli piace avere tutti soffrire, no? Esatto. E abbiamo preso un po' di roba di colori misti perché abbiamo esaurito i monocolori. E comincio io con questo bellissimo Peanut Satay Sauce Noodle. Sei pronto? Sì, ma subito a bomba, fai. Perché bisogna metterci l'acqua, almeno si fanno. Come sempre, pure scatti. 2 minuti in microonde, dice qui. Allora, come se mi ero... Aspetta, questo buttalo via. E lo apro e si guarda cosa c'è. C'è un sacchetto che potrebbe e dei noodles già cotti da consumare, origine Thailandia. Allora, mettere le tagliatelle e la salsa nella scatola, richiudere e scaldare il microonde per 2 minuti. Ok, quindi questo va composto così. Okay. Tagliatelle sarebbero queste. Sì, perché queste sono le tagliatelle, le nostre cosa sono? Aspetta però. Sì. Tieni. Evita di tagliarmi via i diti, per favore. Mm. Le dita. Le dita. Ho fatto proprio forma di nudo. Sì. Allora, apri quell'altro, per favore. Attenta, perché... No, non lo so. Ragazzi, secondo me c'è un buon odore qui dentro. Ora, cioè, si... No. Oh mio Dio. Oh, un buon odore però, ragazzi. Scusa, guarda il colore. Secondo me è buonissimo. Sento l'odore di arachidi. Burro d'arachidi. E tu che lo schifi, babbo, ora? Buono. Ora si prova, Quindi questo va richiuso. Sì. E messo in microonde. Sì. Ok, aspetta. Ok, te che c'hai invece, Yavi? Io ho preso questi noodles perché avevo voglia di noodles che coreani. Sono coreani e sono piccanti e al limone, vediamo. Hot chicken. E non si legge? Come si fa? C'è scritto qualcosa? C'è scritto solo 5 minuti. 5 minuti in microonde, ma sei sicura di doverlo aprire? Sì, se no. Habanero lime. Aspetta, prima di metterci il liquido. Allora, ingredients. Hanno scritto 2 volte in inglese, non era facile. Oh, best before. Non ho scritto come si prepara, però. Open questo a metà. Bene, e ora facciamo boiling water. Sempre a metà andava aperto questo. Nulla, va messo un po' d'acqua e basta, va solo sommesso questo un pochino d'acqua. Però. Sì, dove ce l'ho dentro. E poi va messo un pochino d'acqua. Habanero lime, babbo. Oh! Mm-hmm. Ma è un colore! Madonna! Confettura di lamponi, sembra. Marmellata. No. La marmellata è solo. È così. Il resto è confettura. Tieni. Adesso mettiamo il. Aspetta un secondo. Ok. Sciano, fallo te mentre si aspetta che il mio triaio si intriaizzi. Grazie. Aspetta. Allora, io ho preso dei semplici noodles. Semplici. Con manzo e peperoncino. E poi non so. Se no ti avessi strappato l'unica cosa che ci serve. No. Allora. Ferma ad aprirlo tutto, quindi. Non c'è scritto però come fare, Sciano, quindi non aprire tutto. Di là open c'è scritto. Open a metà anche il tuo, ma è coreano anche il tuo? No. No. Non riesco ad aprirlo. Dammi tu apro io, sennò. No. Nel mio c'è delle pacchette. Bellissime. Ci sono questi. C'è questa salsina qua. Ma è piccante anche la tua? Sì. Aspetta, c'è scritto qualcosa? E non c'è niente che ci faccia capire come prepararlo. Allora, facciamo una cosa. Si fa come si è fatto col suo. Si mette tutta la roba dentro.
fatti vedere il menino, metto la roba dentro e poi dopo si mette l'acqua. Guarda, instant, guarda, il suo è peggio, sembra la pasta d'acciughe, babbo. Sembra la pasta d'acciughe e congelato il pomodoro insieme. Quindi quello è meglio, il mio o quello d'assaggio? Secondo me è il mio. Ora si assaggia. No, assaggio solo io. No, sì, come no. Sei maionese. Davvero, se è maionese vuol via. No, è giusto che... Ah. No, è giusto. Babbo, il maionese dobbiamo andare via. Se è peperoncino liquido, figlioli. Perché vedo c'è dei pezzi di peperoncino anche sul mio. Il mio è Thai. Ma il tuo? Corea. E il suo sarà cinese molto bene. Corea? E poi c'è questo sfogliaio. Mi porti in Corea? No. Speriamo sia coriandolo quello verde. Allora, tetta le zampe. Per me babbo fa... Allora, mentre aspettiamo che i nostri noodles si insaporiscano, io vado con la bevanda che ho preso. Dal disegno sembrerebbe mango. Mango e latte, o yogurt. Oh signore. No, è liquido però. Ho capito babbo, ma qui c'è uno yogurt disegnato. È buono. Ecco. Per me, babbo. No, guarda il colorino. Oh, bello. Accidenti. Bello fiducioso. Ragazzi, voi questo qui... Sì. Buonissimo. L'odore è buono, veramente buono. Davvero? Davvero buono? Sì, l'odore è buono. Madonna, è buono! È buono! Te l'ho permesso lei ora. È buono? Io invece ho preso questa Fanta. A cosa? A l'uva. È uva? Non è un lampone? Almeno che il lampone non abbia i grappoli. Ma un mini grappolino sembra il lampone. Oddio. Oh. È chimico, è letteralmente chimico. Mamma mia, sa di plastica puzzolente. No. Oddio, 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 oddio. Quella più buona è la Fanta alla... Da schifo. No, da schifo, mi sembra di leccare. Madonna, l'odore è... La mucchina. No, non è peggio l'odore. Sì. Cioè, il dolce. Ah, vada. Te invece ne hai preso? Adesso vado io. Sì? Con una bevanda all'arancia. Bella questa. Quello non mi garba. Sarà gassata o no? Guarda, è della stessa marca del mio. Sì. Però non mi garba a me. Guarda, se è buono come questo. A me non mi garba l'arancia, non hai capito? Ho capito. Perché c'è questo colore? Perché sembra il succo d'arancia americano nei film? Quello concentrato. Sì. Vai, assaggia un po'. L'odore è buono. L'odore di Fanta. Quindi c'è andata sul sicuro, diciamo. È buono? È come una Fanta un po' più sgassata. È buono, mia vita. Non è cattivo. Il tuo è terribile, Ian. Io detesto, senti. Allora, apro il mio fagottino. Guardate che... Si è zaccherato. Non è questa cosa. Doveva essere buono il tuo. Allora, praticamente... c'è una palla di pasta... e del burro d'arachidi sciolto. Ok, l'odore non è cattivo, eh. Io sono pronta a morire. È a 6000 gradi. Buono. Non male. Passa di qua. Se non ci fosse maledetto lemongrass. Io adoro lemongrass. Buono. No, è sempre per contro le zanzare e basta, secondo me. Aspetta, ne fino altro con io. Babbo, dobbiamo mangiarlo tutto noi, mica tutto te. Infatti. Allora, la pasta è stracotta all'inverosimile. Madonna, la pasta è stracotta. Ragazzi, non è di famiglia nostra, io volevo dire. Aspetta, ma lontano, prendo le distanze. Sì, vieni. Qui finisce... L'eredità la dai a me. No, l'eredità è mia, sì. La tua eredità è mia. Aspetta, no. Dagli un po' di fiducia. Sì, sì. No, eh? No.
Nessuna fiducia? No. A me a sua sorella le piace qui. Sembra di leccare cose di una macchina. A me non mi è dispiaciuto. Buono. Beviamo il buon succo. No, non me ne rimane il mio succo che è buonissimo. Bevi il tuo schifo plasticoso. Ma imbevibile. Vuole si apre un vino. Ce ne lasci altri due? No. Lasciamoli per rifarsi la bocca dopo quando avete aperto i vostri osi il platino all'inglese lì e quell'altro per platino all'inglese dice a qualcun altro. No, quello di lasciarlo. Allora, ora si apre. Aspetta, fai un po' di spazio. Guardate bello. Guardiamo un po'. Ragazzi, è letteralmente bello. Oddio mio, aspetta. Si immortala. Vai. Allora. Ok, guardate. Vai. L'hai mescolato bene? Sì, sì. Oddio mio, c'è anche un liquido piccantissimo dentro. Questo non me lo faccio via. Siamo in Asia, non importa fare il risucchio. Quanto è piccante, a livello simile. Provare. Sto letteralmente andando a fuoco. Peggio di quello che si mette nella ciotola rossa? Sì. No. No, sì. La ciotola rossa era buonissimo. Anche se era molto... Arriva la diavola. Non lo finire tutto, io me lo voglio dopo. Ma come fai a mangiarlo? Bevi questo, babbo, toglie. Oddio. Non lo mescolare, dammi retta. Sciallo, me lo finirmelo. Senti questo qui, la plastica ti toglie il bricione. Sì, perché è gomma liquida. No, grazie, adesso no. Secondo me, quando c'è il liquido, non va messo il piccante. Aspetta qualche minuto. Voglio sentire proprio la vampata. Pure siamo abbastanza abituati al piccante. Allora. No. Vogliamo provare questo? Sono già passati 5 minuti? Oh, sì. Provo a mescolarlo un attimo, guarda se si sia... Ragazzi, questo è buonissimo. Sciolto. Mettermi garba, si fa il piccante. Allora, aspetta, che si fa... Oh, scusa. Niente. Si fa vedere come hai fatto il platino all'inglese. No, dai, dopo qualche passata ti bruci la lingua e non senti più. Guarda, questo si può fare anche così. Babbo, smettilo. Sono tuo padre. No, non sei. Babbo. No? No. Legalmente sì. Sì. Ma quando fai in quel modo non lo sai più. Ah. Per me sei mio padre perché metti in imbarazzo e quindi non... Aspetta, poi metto qualcosa anche per te. Babbo? Il dolore del suo è il peggiore di tutti. Quindi? Ci sono anche pezzi di peperoncino. Ah, meno male. Ah. Non sono nemmeno cotti. Sì che sono cotti. Sei pronto a assaggiare, babbo? Dall'odore mi fa schifo. Mangia che buono. Quanto piccante rispetto al mio? Zero. Allora. Rispetto al tuo nulla, nemmeno l'inferno è piccante. No. Quello dopo è tutto mio. Questi sono solo cattivi. No, sono buoni. Mamma mia. Sono buoni. Terribili. Cattivi, lasciamelo un pochino. Sì. Ti piacciono a te? No, proprio cattivi tuoi. Quelli della Yami sono ignoranti. Cattivi di piccante, però buoni. Tu, Shannon, terribile, sei stata in ozza e... Vai, rifò la bocca con questo. Io me lo rifò con questo. E poi dopo si va avanti. Questo alla fine, guarda, queste cipolle messe nel burro dell'ajo. Io boh, ragazzi. Io dopo ho questo salsicciotto con un fantastico leone. Non so se si veda. La salsiccia di... Salsiccia di leone. Questo è tipo un wurstel. Un wurstel di leone, vedi? Oh, via. No, secondo me è buono questo. Cos'è? Un wurstel? Un wurstel cattivo. Se me ci può per cani. Madonna, che schifo! Lo
secondo me è cibo per cani. Non si capisce perché non c'è scritto niente. Ecco, prendiamo le mie belle caramelle al cetriolo, che il babbo sono già schifo, ma per me sono buonissime. Proveremo. Ok, tieni una. Cioè, un cetriolo candito. Non lo so. Ci fanno il panettone forse in Corea con queste cose. Non è Corea. Non sono così male come pensi. Nemmeno buono. Questo è tutto tuo. È tutto zucchero che c'è sopra. Grazie, oggi che farà tre buoni. Non è un dramma. Allora, ho questo. Ah, scusa. Con questi significanti ovviamente. L'unica parola si capisce è gluten, non si capisce se sia più o meno, forse addizionato, il gluten in più. Ma se allergico al glutine, ti tiene un po' di glutine in più, tanto non puoi mangiare, ma c'è un po' di più. Esatto, oh, questo è buonissimo, se non è più una amici. Questo è buono. Singoli? Sì. Vai là. No, gli altri. Gli altri? Però non c'è un'apertura. Scusa, Guarda, guarda. Non me l'ha aperto! Oh, oh. Ora sì. Sì. Ah, ora sì! Buono davvero? Ma che sarebbe? Carne? L'odore fa una chiusura pesante. Che sarebbe? Carne, soia? Per me è gamberi. Gamberi? No, questo è tipo un giusto. Secondo me è lo stesso giusto di leone. C'è anche buono, però. È comunque la versione di quello rosso più buono. No, scherzavo. Ha una sostanza terribile. Sì. Ah. E poi c'è una spezia immangiabile. Sei? Non ti è piaciuto? È piccantissimo. Ti è piaciuto così? Guardate. Allora, smetti di bere il mio. Hai finito già quel caio di gomma? No, perché io ora parto con questo che già sei tipo una gelatina da bere. Ragazzi, secondo me questo è buono. Sì, ai sicuramente, vostri sicuramente, sicuramente. Dovete usare un sapone per le mani? Ma c'è mia la fragola. No, vi basta. Che schifo. Queste cosa sono, secondo voi? Fragole. No, è mela. Lamponi. No, è un tipo di frutto che voi non si mangiano in Italia. Ci sarà un motivo. Beh, non è male, vedi? Comunque sa di sapone. Io ti ho detto. Ma non c'è sapone per piatti. No, era nel reparto cibo. Anche quello lì che ma è per cani palesemente. Oh, questo non è per cani. No, questo. Io vai. Parto con le meravigliose gelatine. Vedi? Cicci. Strong. No. Strong c'è scritto. È buono. Beh? No, è neutro, ha un sapone neutro, pH 5.5. Che arancia. Io? Io non la voglio l'arancia. Cosa c'è, scusami, a parte oltre l'arancia? Mela? Mela, vai, dammi mela. A me dammi in fragola. E come si mangerebbe questa cosa? Devi aprirli e succhiarli. Così? Sì. Piano, sciano, sennò ti devo levare dal soffitto. Non piano. Ho visto molti video in questi giorni in cui facevano queste cose. Quel collo! Buono mio! Dammi una mela! No! Dai! Mio buono! Anche il mio! Vediamo una mela, ce l'ho assaggiare! Com'è il tuo? No! Il mio era buono! Cosa ce l'hai, Alla? Arancia! Peccato che tu possa essere quella buonissimo! Buono! Nemmeno la fragola non mi calmano! La mela com'è? Buonissimo! Ma non lo sapevo di mela! Ma sai perché non mi calba non mi piace la mela, ma mi calba quella che era mandata le mele. Almeno, so perché. Buonissimo. Sei strana. Buono, eh? Me la lasciamo. Vedi? Allora, vado avanti io. Con dei fantastici dorayaki, ricetta tradizionale ai fagioli rossi. Peccato. Allora, a cotapellini confezionati singolarmente. Sono come quelli di Doraemon. Sì, questa è la ricetta tradizionale giapponese dei fagioli rossi.
Le fate anche te questo? Sì, la faccio anch'io. Come si è fatto? Così? Sì. Mini dorayaki. Ho passato... calma. Buono. Buono. Io. Buoni questi. Sono dolci parecchio. Non sono cattivi. Anzi, direi buoni. Se calma te guardano tutti. Ora andiamo con il mio. Questo sì che secondo me è buonissimo. Ma comunque guarda malissimo come sempre. Sembrano quei pesci che fanno essiccare al nord Europa, sai? Pesce. Poi pesce, non è pesce. Non è pesce, è soia. Non so se sia meglio o peggio. Madonna che odore, gli avi! Questi non vengono da Avatar, sono le cose che volano di Avatar, questi. Non sbaglio. Non so cosa. Ma qua fa già! Sì! Non ficcante che detti. Io non lo mangio, ormai. No. Madonna, questi fanno schifo, non sono cattivi, fanno schifo. Ah! No, scusa, ma io... Oggi non vado niente sul foglio, io ve lo dico, Io mi rifo la bocca. Ma guarda che questi qui sono tipo tofani, vedi il disegno? Ma c'è scritto soia. Io ho queste patatine sempre piccanti. Bene. Tutto piccante oggi, Ne abbiamo avuto un po' troppo. Forbici? Non ce l'ho. Occhio, sono venute anche le forbici. Sto morendo. Anch'io sto morendo dentro. Dammi una gelatina. Aspetta, se assaggio le patatine. Sono libere? Mm-hmm. Sono dei cuscinetti? Mmm, vai! Addirittura così da risultare? Mm-hmm. Davvero? Abbiamo un mungitore. Ah, ma pizza anche questi. Tutto pizza, ragazzi. La gelatina plastica di questo pizza. Le patatine buonissime anche se piccanti. Abbiamo finito? Sì. Non so come ci sei arrivati alla fine. Allora, la classifica direi. Patatine, siamo d'accordo? Sì. Al primo posto, dai. Allora, primo posto le patatine. Dei più cattivi, primo, aspetta dei perché. Dei più cattivi, sì. Primo? Sì. Questo. Cioè quello che ha vinto tra i più cattivi, le membrane del, sì, del coso volante di Avatar. Questo. Questo è il più cattivo di tutti. Per il momento ci fermiamo con le Food Color Challenge perché non abbiamo più Full colori. Pro. Esatto. Dobbiamo trovare altri negozi etnici che ci forniscano delle cose particolari da mangiare. Bene, troveremo qualcosa e ci faremo vedere quindi. Alla ciao. Prossima. Ciao.